Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di A Quiet Place. A Quiet Place è un film del 2018 di John Krasinski, che se lo vedete, insomma, lo riconoscerete subito perché ha fatto tanti film come attore, con protagonista John Krasinski e Emily Blunt, che è sua moglie nella vita reale, quindi è sua moglie sia nella vita reale che nel film. Ora vi spiego perché secondo me A Quiet Place è un ottimo film e perché dovrebbero esserci più film che fanno quello che fa A Quiet Place. Rimanete fino alla fine del video se volete scoprire, secondo me, perché ad alcuni non è piaciuto. Siamo in un futuro in cui delle creature aliene hanno invaso la Terra e ammazzato un sacco di gente. L'unico modo per sopravvivere è non fare rumore, perché queste creature hanno l'apparato uditivo estremamente sviluppato. Parte subito in silenzio, i personaggi non fanno un rumore, tant'è che io l'ho visto in Blu-ray, quindi ero a casa, non sapevo a che livello mettere il volume della TV perché non c'era un rumore, non c'era un suono e i personaggi continuavano imperterriti a parlare con i gesti, ovviamente con i sottotitoli, sennò come avremmo potuto capire cosa dicevano. Questa cosa mi ha fatto sorridere perché ho pensato: adesso succederà qualcosa e esploderanno le casse perché ho alzato troppo. Questa cosa sono sicuro al 100% che ha infastidito tantissime persone che si aspettano sempre che il cinema soddisfi le loro esigenze, soddisfi le loro aspettative. Krasinski ha fatto un film che dà fastidio. Alcune persone che vogliono sentire parlare in un film sono infastidite da questo film e non lo considerano. Iniziano a guardare questo film con un atteggiamento molto scettico e critico, ipercritico. In realtà il film è molto bello, è girato bene, ha un'ottima fotografia, gli attori sono tutti di livello, non ci sono pasticci nella sceneggiatura, anche perché la trama è molto semplice, forse un po' troppo semplice, forse anche ricca di tanti cliché che vediamo nel cinema horror. Chi ha visto tanti film se ne accorgerà di più, però consideriamo che Krasinski è comunque quasi un esordiente, nell'horror è assolutamente un esordiente e il rischio che cadesse in certi cliché era abbastanza ovvio. Detto ciò, il film è fatto bene, è fatto veramente bene, con una grandissima cura. Oltre al coraggio di fare un film così, che infastidisce, il silenzio ti costringe ad avere attenzione e avere attenzione ti costringe a entrare in empatia con loro. Tu sei in silenzio nella sala, loro sono in silenzio, quindi tu sei con loro. È una specie di escamotage che ti permette di entrare in empatia subito con la famiglia. Tu sei uno degli elementi della famiglia, sei lì zitto, che fai quello che il papà dice di fare, perché il papà è il leader di questo gruppo. Quindi io trovo che Quiet Place abbia un'idea di base molto bella, una trama forse fin troppo semplice. Facciamo anche qualche critica però. Questo è un film, purtroppo, che, come tanti film horror recenti, nasconde la violenza, probabilmente per una questione puramente di marketing, per dare la possibilità di vedere il film al cinema anche ai più piccoli. Però ecco, a me sarebbe piaciuto vedere qualche scena cruenta e ci sarebbe stato bene. Ho trovato un pochino troppo banali gli alieni, li ho trovati una specie di mix tra vari alieni che abbiamo visto nella storia del cinema recente, tutti praticamente figli degli xenomorfi di Alien. Per il resto c'è un cast fantastico, perché comunque Emily Blunt è bravissima, ha un personaggio forse un po' debole, nel senso che è un personaggio che non ha un momento in cui è forte, se non nel finale, sì, no, in realtà nel finale si riprende. Però sono tutti molto bravi. L'attrice Millicent Simmond, che è quella che interpreta la sorda nella famiglia, è sorda veramente e ha una capacità espressiva incredibile. A me piace tantissimo questa attrice qua, con poco riesce a trasmettere veramente tanto. Tornando alla quantità di dialoghi nel film, non è che la quantità di dialoghi rende un film bello o brutto. Considerate che nella sceneggiatura iniziale il film aveva una riga di dialogo. Krasinski però, che è stato umano, ha deciso di aggiungere qualcosina in più. Le battute ci sono, gli scambi ci sono, però sono veramente pochi. Bisogna
aver voglia e soprattutto guardare questo film in un luogo molto silenzioso, perché essere distratti da rumori di fondo e altre cose sicuramente rovina il pathos. Ah, se non vi fidate del mio giudizio, sappiate che Stephen King ha definito con un tweet questo film straordinario, quindi lo ha apprezzato molto e insomma di racconti horror lui se ne intende. Certo, c'è sempre una fazione di persone in giro che dice che Stephen King non capisca un cazzo di cinema. Io sono dell'idea che se un uomo colto e bravo come lui fa un apprezzamento del genere a un film, il film non debba essere proprio una gran cagata, anzi. Vi lascio con due curiosità su questo film. A patto che vi iscriviate al canale, lasciate un commento e mettete like. Ah, cliccate anche la campanella per ricevere le notifiche. Una è che quando veniva scritto la sceneggiatura, la Paramount era seriamente intenzionata a far rientrare questo film qua nel franchise di Cloverfield, convinta che le storie si somigliassero così tanto che valeva la pena inglobarlo e farlo diventare l'ennesimo capitolo di Cloverfield. Fortunatamente per Krasinski decisero che i due universi non erano poi così simili e che potevano coesistere e avere due identità diverse, quindi questo fa sì che A Quiet Place non faccia parte del franchise di Cloverfield. Anzi, è notizia recente che Krasinski sia al lavoro sulla sceneggiatura del sequel di A Quiet Place, quindi preparatevi perché probabilmente questo diventerà un franchise, visto il successo del primo capitolo, che avrà almeno 2 o 3 seguiti. Questo è tutto per la recensione di A Quiet Place, spero che vi sia piaciuta, altrimenti andatevene a fare in... e ci vediamo al prossimo video. Bye.